Ciao, bentornato sul mio canale Sandro Make. Oggi andiamo a vedere un relè 220 Wi-Fi comandabile da remoto o anche da pulsante sullo stesso comando. Vediamo queste due scatole. Questo è il relè 220 Wi-Fi che parleremo in questo video e poi ti farò vedere prossimamente anche questo magnetotermico 220 sempre Wi-Fi con anche un riarmo automatico. Andiamo ad aprire la confezione, dove troviamo dentro il nostro relè 220 Wi-Fi, che si presenta con due morsetti sopra, due morsetti sotto e il tasto centrale. Ha un aggancio per una guida DIN, quindi può essere messo dentro in un contenitore o in un quadro elettrico. Presenta anche tutte le connessioni come sono fatte all'interno del modulo. E ora dentro nella scatola troviamo anche le istruzioni, che sono in inglese, ma l'operazione di associazione al nostro router e poi così da poterlo comandare da remoto è molto semplice, lo vedrai nel video. Cominciamo a vedere come si collega, quindi andiamo a dargli l'alimentazione nella parte superiore di questo nostro modulo. Poi nella parte inferiore invece andrà collegato l'utilizzatore o gli utilizzatori, perché questo modulo può portare anche fino a 63 A, quindi un carico molto molto esagerato. Ecco, ora col tester andiamo a fare delle misurazioni, andiamo a vedere che quando è spento non esce nulla nella parte inferiore, mentre avendo alimentato il relè, il 220 c'è sempre sopra, nella parte sopra. Per vedere come si usa il tester ho fatto un video, quindi che lo trovi sempre sul mio canale, sempre gratuito. Andiamo a vedere adesso come dobbiamo andare a realizzare la connessione, quindi andiamo a scaricare la Smart Life, che è l'applicazione che serve per comunicare con il nostro modulo relè. Andiamo a scaricarla o da Play Store o da Google o dall'applicazione di Apple, e fatto quello poi dobbiamo sincronizzare l'apparecchiatura con la nostra applicazione. Una volta scaricata l'applicazione andiamo ad aprirla sul nostro telefono, ci chiederà di connettere con il dispositivo. Per la connessione basta schiacciare sul più, quindi aggiungi il dispositivo, e poi teniamo premuto il tasto sul modulo stesso. Una volta che è stato connesso gli diamo ok, poi mettiamo la password sul nostro wifi in modo che lui possa collegarsi, scarichiamo il tutto, attendiamo un attimo che il processo si concluda. Fatto, l'operazione come vedete è semplicissima. E in questo momento ho a disposizione il mio relè 220 Wi-Fi. Questo relè 220 ha diverse funzionalità, tra quali le schedule, cioè schedare quando può accendersi, quando può spegnersi, vedere i consumi che nell'arco del tempo sono state fatte, e poi anche il discorso di programmazione e spegnimento settimanale o giornaliero. Come prima cosa vedo subito lo stato di tutte le funzionalità, quindi 220, cosa sta consumando, se è acceso o spento, e poi posso andare a lavorare o con il tasto in locale, quindi come vedete sul mio display è immediata la commutazione, e anche sul display del tester si vede che esce corrente, e poi posso fare la stessa cosa anche da applicazione, cioè
entro dentro l'applicazione, posso accendere e spegnere attraverso il mio cellulare, sia che sia in locale sia che sia fuori all'esterno. Ho anche la possibilità di avere un countdown, quindi un timer, e alla fine di questo timer la luce si spegnerà oppure si accenderà a seconda di come l'abbiamo impostato. A cosa può servire questo Relay 220 Wi-Fi? Intanto ha tantissime applicazioni visto la sua portata. Potrebbe essere semplicemente collegato con una lampadina e da remoto o anche da locale, cioè magari in una camera da letto, accenderla, spegnerla col telefonino, oppure attivare una radio, attivare una presa funzionale. Le sue applicazioni sono veramente vaste. Io questo relè, e lo vedrete in un prossimo video, lo utilizzerò per chiudere l'acqua di una casa da remoto, quindi poter accendere e spegnere quando voglio l'acqua di quell'abitazione. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi rimando ai miei prossimi video, ma anche quelli già fatti e disponibili sul mio canale. Quindi non mi resta che salutarvi e buon lavoro a tutti!